Oggi stiamo imparando il linguaggio col quale Dio ha creato la vita. Impariamo sempre di più la complessità, la bellezza, la meraviglia dei più sacri e divini regali. Esistono imprese che inseriscono geni estranei in animali e pesci e che stanno cambiando a livello genetico anche le colture, inquinando il pianeta con queste alterazioni genetiche. I semi sono il primo anello nella catena alimentare. E il cibo è sempre stato usato come arma da coloro che vogliono avere l'ultima parola. Ma ancora più fondamentale del controllo del cibo è il controllo della fornitura dei semi. Quanta canola abbiamo qui, Martin? È canola completamente OGM, sta crescendo in un terreno bonificato. I semi di canola resistono a tutte le malattie che abbiamo nella prateria. Distruggono quello che noi incrementiamo. Sono sicuro che se facessi quello che fa la Monsanto, verrei spedito subito in prigione. Il fatto è che in molti altri posti nel mondo, persone ed animali domestici già si nutrono di cibo geneticamente modificato o di piante generate da organismi modificati. Una delle cose più importanti da capire sull'ingegneria genetica è che non si interessa del fatto che la tecnologia che utilizza sia insostenibile, quindi non cambia la tecnologia per adattarla al sistema di vita esistente, fa l'esatto contrario. Non c'è bisogno di capire ogni piccolo dettaglio di quello che sta succedendo. Quello che bisogna sapere è che gli scienziati, alcuni scienziati, vogliono cambiare il DNA umano. Che colore di occhi preferite? Colore di capelli? Neri. Bene. Carnagione? Volete poco o abbastanza olivastro? Altezza? 170 centimetri. C'è un modo di figurarsi tutto questo. Pensate di viverlo.